veramente una tragedia drammatica, molto drammatica, molto drammatica. E soprattutto mi viene in mente la mia infanzia, cioè la giovinezza di questa situazione. E quasi non ci si può pensare. Non so come noi abbiamo potuto superare questo qualcosa. È stata una cosa terribile. Superare non si supera mai. Non è superabile. Però, diciamo, uno si forma, si chiede, ma perché vivi? Per odiare o per amare? Allora tu capisci che tutto sommato l'unica risposta alla cattiveria è te. Cosa fai tu? Come vivi tu? Come vivrai tu? Per quale maggiore vorrebbe? Ecco, allora tu capisci che bisogna vivere diversamente. Il senso della vita non può essere questo. Il senso della vita è prendere una strada dove tu non accetti il male. Non importa, non è importante colpire, la vendetta non basta, non c'è, e non serve. Non serve, non basta e peggiora la situazione. Infatti qualcuno ci aveva detto che c'erano ancora dei tedeschi, quelli che erano stati scoperti, che erano quelli, questo si serve a quelli che erano stati scoperti. E io ho detto, non ho nessuna voglia di andare a fare la guzzina, non è il compito mio e non è quello che io penso. Tutta la vita ho sentito che c'erano due strade davanti a me. Una è la della rivolta, del massacro, della vendetta, e l'altra della ricerca della strada vera. Io devo fare la strada vera per me, essere io una persona che, diciamo, si libera da tanti difetti. Dopo la tragedia si è soltanto salvati da qualcuno, diciamoci la verità. Dopo la tragedia si è nel dolore, nella tentazione, nella disperazione, specie quando si è dei bambini ancora più o meno bambini. Certo. È stato il salvatore, noi siamo stati salvati dalle persone. Cioè le persone che ci hanno preso e capito che cosa era successo e ci hanno preso e salvato. Una persona è il pastore valdese, Vinai, un uomo straordinario. Ci ha preso lì, ci ha portato alle Alpi Valdesi e ci ha fatto incontrare tanta altra gente, ha predicato l'amore. Ha predicato ogni giorno l'amore, non la vendetta. Così siamo liberati anche della vendetta. E abbiamo, attraverso l'amore che ci è stato dato, potuto ritrovare, diciamo, la gioia di vivere. Diciamo così, tu cammini adesso sulla tua strada io in particolare non penso di bandire la bandiera dell'onestà, della bravura, della perfezione. Non sono perfetta, va bene, però voglio almeno camminare nella via della perfezione, anche se non ci riesci. E ho capito che la giustizia, fare giustizia, impiccare qualcuno, impiccare l'aggressore, non mi serve, non mi serve, non mi è servito e sono stati impiccati, è vero, qualcuno, ma a me non mi serve, a me mi serve un tracciato, mi serve una strada, dove io posso camminare tranquillamente, anche allegramente, anche cantando, per l'amore
per la bellezza della vita, per la bellezza dell'amore. Questo è quello che si vuole. Io vedo che nel mondo c'è sempre la zampa del diavolo che ritorna sempre, forse deve vedere come, forse l'essere umano ha a che fare col diavolo, cioè non può far finta di niente. E quindi deve impegnarsi per vincerlo. Per vincerlo. Con il bene e l'amore. Con il, si vince col bene, non con il male.